Paolo Fanelli, noto come Luis con Tenebra, torna in libreria con Metello, l'eroico bambino etrusco. Abbiamo incontrato l'autore a Marta, sulla riva del lago di Bolsena, per parlare di un viaggio nella mitologia tra avventure e colpi di scena. La storia di Metello nasce attraverso questa leggenda estrapolata in questo luogo che si chiama Civita di Bagnoregio, l'antica Rotas, dove c'era questo bambino, questo ragazzo che in realtà ha stupito tutti con il suo comportamento, il suo gesto eroico. Ed ecco così che nasce questa storia di Metello, del mostro, della chimera, questo essere così caro agli etruschi. Conoscendo la storia in realtà mi sono affezionato molto alla chimera, mi ha lasciato dentro qualche cosa di veramente importante, una serie di considerazioni sulla vita e sulla morte. In Metello ritroviamo tutta la profondità interiore dell'autore, in un racconto che invita a comprendere e accettare le particolarità di ognuno di noi. Cerco di dare importanza a quelli che sono dei messaggi che potrebbero far riflettere noi del dopo, in quanto quelli del prima hanno avuto delle intuizioni fantastiche, e quindi far riflettere le persone su quello che sono degli aspetti basici ma importanti per la vita di tutti i giorni. Aspetti ancora adesso attuali, quale appunto quello dell'integrazione, della tolleranza, del vivere in armonia, soprattutto con la natura. Io sono rimasto affascinato da queste informazioni perché più conosco gli Etruschi e più conosco quelle che sono le nostre origini. In un certo senso ho contratto questa malattia, se così vogliamo chiamarla, da quando ero piccolo, quando non c'erano i social. Si viveva nell'ambito naturale, quindi ecco le storie raccontate intorno al cammino, soprattutto di tombaroli che raccontavano di tombe, di corredi fantastici, di scudi, di elmi, di spade, di tutta una serie di misteri che mi hanno sempre affascinato in maniera particolare. Soprattutto quando ho cominciato a fare il pescatore, questa familiarità col mondo etrusco la cogli proprio sul lago, perché il lago bene o male è rimasto questo. Vedere le isole e concepire questi luoghi come luoghi di culto rende ancora viva questa capacità di interagire con il mondo etrusco.